Ben ritrovati all'appuntamento con una nuova edizione del telegiornale di Telecattolica. Presso la parrocchia Santa Maria delle Grazie in Lucera si è tenuta la veglia missionaria diocesana. Vediamo il servizio di Lenia Carlantuono. La parrocchia Santa Maria delle Grazie, gremita per la veglia missionaria diocesana che si è svolta lo scorso 26 ottobre. La parrocchia quest'anno ha ospitato il forte momento che scandisce la finalità dell'ottobre missionario 2018. Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Giuliano, vescovo della diocesi di Lucera Troia, ha celebrato la veglia che è stata introdotta da Don Vincenzo Onorato, responsabile dell'ufficio missionario della diocesi di Lucera Troia. Un colpo di colore arancio, simbolo della missione della diocesi territoriale, ha caratterizzato e animato tutta la celebrazione con canti e balli ricchi di significato e rivolti al Padre Celeste. Le magliette dal colore così pieno di vita e di solarità sono state indossate da chi ha scelto di dare il proprio contributo all'associazione Onlus L'altro mio figlio, che in seno al centro missionario diocesano raccoglie fondi da devolvere alle missioni in Turilandia, Brasile, dove operano da tempo volontarie e suore missionarie della diocesi e per promuovere la campagna delle adozioni a distanza. In occasione della veglia missionaria è intervenuta per portare la propria esperienza anche la sorella Antonietta Uffiero di Lucera, missionaria da lungo tempo. Un momento dunque per conoscere meglio la realtà missionaria, per coinvolgere nuovi spiriti missionari dal cuore giovane che prescinde dall'età anagrafica e che pulsa nell'animo di chi vuol aiutare concretamente chi vive in situazioni lontanissime dalle nostre e di estrema povertà. Ciò spiega anche la scelta dello slogan per la giornata missionaria mondiale 2018, Giovani per il Vangelo, poiché soltanto chi ha un cuore giovane e pieno di amore può portare il Vangelo a tutti. Allo stadio comunale di Lucera si è vissuta una mattinata particolare di condivisione domenica con la prima giornata dedicata allo sport organizzata da Diocesi Lucera Troia e Comune di Lucera. Domenica 28 ottobre allo stadio comunale di Lucera si è celebrata The First Autumn Sport Day, prima giornata diocesana dedicata allo sport. La manifestazione è stata promossa dalla diocesi Lucera Troia e dal comune di Lucera. È stata l'occasione per conoscere più da vicino le associazioni sportive della città che hanno aderito all'iniziativa e condividere con esse i valori sportivi della forza, perseveranza e onestà e per rafforzare il senso di comunità. All'iniziativa partecipa anche il vescovo Monsignor Giuseppe Giuliano, che ha celebrato la Santa Messa presso il campo sportivo. Monsignor Giuliano, a conclusione della celebrazione, ha dichiarato: spero che questa iniziativa si ripeta anche l'anno prossimo in maniera ancora più ampia, perché questi momenti sono importanti per la crescita della fede e in umanità della nostra gioventù. Mentre siamo qui, ha proseguito il vescovo, si sta tenendo il sinodo dei vescovi sui giovani, segnale che la Chiesa si interessa dei giovani e non può fare a meno di loro. È necessario un'attenzione particolare verso i ragazzi che li faccia crescere in umanità. Gesù non la ostacola, ma la innalza e la purifica. La felicità di Dio sta nella nostra gioia, ha concluso Monsignor Giuliano. Le associazioni lucerine che hanno aderito alla giornata diocesana dedicata allo sport sono state Polisportiva Juvenile a Scioscia, Ginnastica Luceria, Gruppo Sportivo San Pio X, ASD Havana Coach, Gym School Revolution, ASD Dance Note, Danzarte, This is Art e Podistica Lucerina. Il presidente della provincia Francesco Miglio terrà una conferenza stampa sul rendiconto del proprio mandato ormai in scadenza. Miglio ai dipendenti della provincia ha scritto: credo nelle cose vere, un saluto sincero non celebrativo. In questi 4 anni ho vissuto l'ente come una grande famiglia, anni intensi e difficili visti i cambiamenti dettati dalle nuove normative e non solo. Siamo arrivati tutti insieme alla fine di un percorso riuscendo a far sì che la provincia di Foggia restasse un ente solido e serio, ha proseguito Miglio. Non disperdete mai il patrimonio di conoscenza ed esperienza acquisiti negli anni, anzi accrescete il vostro orgoglio di dipendenti di un ente che ha scritto e scrive quotidianamente pagine importanti della storia di Capitanata, concluso il presidente della provincia.
A Troia si è tenuto un incontro promosso dall'ANSPI Helpis su bambini, adolescenti e mass media. Sentiamo i dettagli nel servizio. L'ANSPI Helpis e la Caritas parrocchiale di San Secondino a Troia hanno organizzato un incontro presso il centro giovanile Giovanni Paolo II dal tema Bambini, adolescenti e mass media, il punto di vista del pediatra. Sono intervenuti il dottor Domenico Intiso e il dottor Michele Sacco, direttore dell'unità operativa complessa di pediatria dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Il dottor Sacco ha sottolineato che l'uso scorretto dei dispositivi tecnologici è un problema educazionale che passa attraverso la famiglia e la scuola. Un utilizzo eccessivo di TV, computer, cellulari, tablet per bambini e adolescenti porta ad ostacolare il benessere degli stessi perché interferisce con lo sviluppo cognitivo, abbassa il livello di attenzione e rendimento scolastico, favorisce l'aumento del peso corporeo perché induce alla sedentarietà, interferisce con la qualità del sonno e compromette la vista e l'udito. Ma i rischi non sono solo sulla salute fisica, perché un uso eccessivo dei mass media da parte di bambini porta anche problemi psicoaffettivi, dall'alterazione dei rapporti con la famiglia e i compagni all'impoverimento del linguaggio. Per sviluppare la capacità di fare un uso appropriato delle tecnologie digitali, secondo il dottor Sacco, bisogna innanzitutto che i genitori diano il buon esempio, per poi stimolare i ragazzi con attività esterne che li coinvolgano sul piano fisico e psichico e che siano un'alternativa sana all'uso dei mass media. L'incontro si colloca nell'ambito delle attività promosse dall'ANSPI per riflettere e discutere su alcune importanti tematiche sociali. Grazie all'impegno del FAI provinciale di Foggia, in particolare al lavoro dei delegati di Lucera e Torremaggiore, i due comuni del Tavoliere hanno installato su alcune strade provinciali dei rispettivi territori una cartellonistica turistica che indica le strade per raggiungere il sito archeologico di Castel Fiorentino e la fortezza Svevo Angioina di Lucera. I cartelli sono stati donati dal comune di Lucera e le due amministrazioni, grazie alla sensibilità dei sindaci dei centri coinvolti, hanno trovato un'intesa con l'obiettivo di valorizzare i due importanti siti culturali del nostro territorio. Sport, lo Sport Lucera è stato sconfitto 3-0 in trasferta dalla Virtus Andria, ma vediamo il servizio e le immagini. La gara con la Virtus Andria si presentava come un banco di prova importante per lo Sport Lucera per capire dove la squadra biancoceleste potesse arrivare, ma la compagine di D'Angelo ha fallito in maniera deludente questo test fondamentale contro una squadra con cui si condivideva la stessa posizione in classifica prima di questo turno di campionato, subendo 3 reti dai padroni di casa. La formazione biancoceleste ha disputato una gara in cui ha sbagliato tutto, sia sul piano di approccio alla sfida che sul piano tecnico. Lo Sport Lucera ancora non torna a giocare sul suo campo. Il percorso si sta rivelando ancora più impegnativo quando ci sono ostacoli più duri da superare. Il Lucera resta a 7 punti in classifica, mentre guardando gli altri risultati si è registrata ancora una sconfitta per il Foggia Incedit, superato in casa 2-6 dallo United Sly. Borgo Rosso Molfetta Manfredonia Football Club è finita 3-2, mentre Stornarella Calcio Gioventù Calcio Cerignola è terminata 1-0. Real San Nicandro Soccer Modugno ha avuto il risultato di 0-4. Rinviata la gara invece tra Manfredonia Calcio e Canosa per l'improvvisa scomparsa del presidente del Canosa Calcio, Pietro Basile. E arriviamo a due eventi, ispezioni e vigilanza sul lavoro in agricoltura, quadro regolativo ed effetti applicativi, è il titolo del seminario di approfondimento che si terrà martedì 30 ottobre a partire dalle 14:30 presso l'Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Foggia. L'evento, organizzato dalla professoressa Madia Donghia, si inserisce nell'ambito delle attività del progetto nazionale denominato Vivere e lavorare in salute e sicurezza, prospettiva di cambiamento per i lavoratori migranti nel settore agrozootecnico finanziato dall'INAIL. E martedì 30 ottobre alle 18:30 presso il MAT Museo dell'Alto Tavoliere di San Severo si svolgerà un incontro istituzionale durante il quale verranno illustrate le attività di animazione culturale svolte nella fase di start-up del progetto SAC Alto Tavoliere tra Turarte View e Animation, del quale il Comune di San Severo è ente capofila. L'incontro sarà pubblico e la cittadinanza è invitata a partecipare. Bene, con questo è tutto, grazie per averci seguito, vi lasciamo le previsioni del tempo, arrivederci.